Dall'Aquila, isola del Gran Sasso, per la tendopoli di San Gabriele, giunta alla 34esima edizione, tra i temi in discussione le periferie e il disagio giovanile. Domani intervento di Claudio Coll, venerdì sarà la volta del cardinale Tettamanzi. Umberto Bracini. Da 34 anni il tentativo, spesso riuscito, è quello dello stimolo al dibattito tra i giovani. In questo ultimo periodo tutto è più difficile, giovani demotivati, poco curiosi e la colpa non è certo loro. Non ci sono più le adesioni degli anni 90, ma la tenda come simbolo resta un punto fermo per tante persone. Periferie, grembo della tenda di Dio, questo è il tema scelto quest'anno dal papà della Tendopoli, padre Francesco Cordeschi. Stare alla periferia, ma non c'è più il centro. Non c'è più il centro, perché questa cultura trasforma tutto in periferia, cioè in qualcosa di non definito, in qualcosa di insicuro, perché dentro l'insicurezza e il non definito probabilmente si possono fare migliori affari. E allora padre Francesco, che vive in tenda con i ragazzi da 36 anni, che cosa grida forte oggi? Noi gridiamo che è necessario staccarsi da questa logica di consumo che ci sta tagliando fuori dalla vita, e recuperare delle relazioni personali, recuperare la tenda, cioè recuperare l'incontro, recuperare la famiglia, recuperare la collettività, recuperare il gusto di volersi bene e di amarsi. Papa Francesco sta insistendo molto sul abbasso il consumismo. È indispensabile, non si può vivere per consumare e non siamo oggetti da consumare. Non si possono trasformare i nostri giovani in locandine dove attaccare etichette. Non è pensabile che bisogna tatuarci per essere.